Apollo chiama Iomo Krip. Apollo, c'è un errore, non siamo sulla Terra, questa è la Luna. Me lo immaginavo proprio così, un luogo dove si respira l'avventura, un posto ruvido, un scenario lunare. Queste sono le vette più alte della Francia, questa è la Rue des Grandes Alpes. Siamo partiti da Milano, abbiamo percorso tutto il Piemonte, la Val d'Aosta, abbiamo scollinato in Francia attraverso il piccolo San Bernardo e siamo scesi al Col de la Madeleine per poi risalire Col du Galimbier, Col du Telegraph, Col de l'Autarette. Poi siamo arrivati al Col de l'Isoard e adesso, signori, andiamo verso il Colle dell'Agnello. Abbiamo quasi completato il Colle dell'Isoard, siamo diretti al Colle dell'Agnello, che è un valico di confine fra Francia e Italia che ci riporta a casa. Poi faremo tutta la zona delle Langhe e rientreremo verso Milano Pavia. Devo dire che il più bello secondo me è stato il Col du Galibier, veramente mozzafiato, sarà che l'abbiamo trovato al mattino con una luce particolare, ma è un posto davvero degno di nota. In questa Rue des Grandes Alpes poi ci metterei il Col de l'Isoard, davvero bellissimo il versante sud con questi faraglioni meravigliosi, ma rimane da vedere il Colle dell'Agnello. Andiamo ad esplorare quest'altro valico. Scesi dall'Isoard siamo arrivati al paesino di Saint-Véran, guardate che meraviglia, arroccato su quella cima. Una strada fantastica, ragazzi, bellissima. E questo borgo l'abbiamo visto anche l'anno scorso, costeggiando il fiume Queyras. Questo è il parco nazionale del Queyras. Guardate che bello, ragazzi. Chateau Queyras, mamma mia, bellissimo, sembra veramente un borgo del medioevo francese. Stiamo salendo sul Colle dell'Agnello, un'altra cima bellissima che sfiora il Monviso e appunto è a metà tra Italia e Francia. Andiamo a completare questo weekend meraviglioso dove alla fine faremo circa 800 km. Qua siamo a Molinens en Queyras. Fra poco si deve salire, c'è un paesino se non mi ricordo male, e si devia a sinistra. Siamo già a 1700 metri. Allora ragazzi, siamo sulla strada che ci porta nella vallata per la vetta del Colle dell'Agnello. Siamo già a 1910 e stiamo salendo quasi a 2000. Questa è tutta una piana con pendenza dolce che ci porta in cima.
La strada dell'Agnello dal versante francese è tutta così, a scorrimento abbastanza veloce, curve dolci e pendenza lieve. La valle è meravigliosa, mentre scendendo in Italia, come dopo vedremo, è molto più tortuosa e ripida. Questi sono i colori della Francia di ottobre, in quota 2000 metri, signori. Giù gas! Che magnificenza, ragazzi, siamo quasi in cima. Sì. Ecco la cima, ragazzi, ultime curve. Con il Monviso alla nostra sinistra. E qua il picco del Colle dell'Agnello, il confine fra Francia ed Italia, guardate che magnificenza. Eccoci. È pieno ragazzi. Esatto, ci mettiamo anche noi con la moto in Italia e voilà. Ragazzi, scendiamo versante italiano e da qui vi saluto, vi ringrazio, spero che questa serie di video del weekend in Francia sulla Rue des Grandes Alpes vi siano piaciuti e vi invito a mettere un like per supportare il canale, iscrivetevi se vi fa piacere, ci vediamo ai prossimi video, alle prossime avventure, ciao!